Ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi nuovissimo video Too Good To Go. Non giro un video Too Good To Go da veramente tantissimo tempo. Mi vedete un po' strana, ma in genere il telefono ce l'ho messo così, con la telecamera da questo lato. Oggi invece l'ho messo sotto sopra con la telecamera da questa parte, quindi ci devo fare l'abitudine, quindi forse mi guarderò io. Comunque, è tornato il caldo. Allora, è vero che io sono indietrissimo con i video, quindi voi tante volte magari vedete dei video di settembre, qualche video di ottobre, infatti vado all'Eurospin, prendo gli omaggi, ma nelle spese quasi mai ve li faccio vedere perché ve li farei vedere un mese dopo e non ha senso. Però non so quando io caricherò questo video, ma vi dico che oggi, dov'è il calendario? Che oggi, 15 di novembre, ci sono 28 gradi. Io avevo tolto definitivamente le maniche corte, o perlomeno a Thomas le ho tolte perché non posso fare un giorno manica corta, un giorno manica lunga, un giorno canottiera, un giorno non canottiera. Quindi ho detto, vabbè, le tolgo, gli metto magari manica lunga più leggera o più pesante, fra virgolette. E invece io, è in movimento, e fa le pulizie, questo e quello, al lavoro, con le luci, sali, scala, sento caldo. E quindi mi sono messa le maniche corte, sono quindi con le maniche corte e la giacca. La giacchettina leggera di cotone, che faccio te, togli, metti, togli, metti, togli, metti. Comunque, e questo è. Quindi siamo al 15 di novembre e oggi ci sono 28 gradi. Allora, un video a grande richiesta, Too Good To Go. Allora, l'unico video che trovate sul mio canale di Too Good To Go è quello di una box dispensa, quindi sono le box che potete prendere direttamente dal sito. Sbagliato, guardavo di nuovo la credo, guarda, scusate, che potete prendere direttamente dal sito di Too Good To Go, vi arrivano a casa senza pagare le spese di spedizione. Per chi non conoscesse, comunque, Too Good To Go è un'applicazione contro lo spreco alimentare. Per lo più all'inizio derivano, non so, bar, panifici, supermercati, ad esempio nella mia zona non ce ne sono supermercati, che mettono a disposizione delle box da 3 euro, 4 euro o 5 euro e il valore che loro ti danno deve essere però per 3 volte. Ad esempio, compri la box di 5 euro, deve valere 15, compri quella di 3, deve valere 12 e così via. E no, la box di 3 deve valere 9. Quella di 4 deve valere 12, comunque così via. Allora, io per abitudine lo sapete, vabbè, ho provato un po' le box qui che ci sono in giro nella mia zona. Quindi, per chi mi conoscesse, forse questo video oltretutto può essere anche utile per questo. Non starò però qui a dirvi i nomi. Comunque, una, cioè, è stata la prima. Quindi ho detto ok, vabbè, forse funziona così e quindi mi è andata pure bene. Ho messo anche 4 stelle sull'app. Poi, quando invece ho provato la seconda e la terza, mi sono resa conto che quella lì non si meritava nemmeno una stella. Comunque, sorvoliamo, lasciamo perdere. Allora, perché siamo qui oggi? Siamo qui oggi, ma l'avrò scritto sicuramente nel titolo, perché vi voglio fare vedere le box di frutta e verdura. Allora, queste sono le box che io prendo più spesso, ma proprio più spesso, perché mi trovo benissimo e perché veramente c'è così tanta roba. Ho qua 2 cassette piene, che andrebbe sprecata e buttata ed è un vero spreco, appunto. Allora, non starò qui a dirvi nome e indirizzo del posto, eventualmente ne parlerò appunto solo con le interessate. Comunque, voi sbirciate se nelle vostre zone sull'app di Too Good To Go avete a disposizione questi posti, non so, questi ingrossi, questi negozi in generale di frutta e verdura. Perché, ripeto, conviene tanto e veramente si evita lo spreco alimentare, soprattutto se è una cosa a cui tenete tanto. Io ci tengo particolarmente, quindi sì, a parte la convenienza che conviene, ma ci tengo tanto allo spreco alimentare. Io anche a casa cerco di non buttare mai, 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 mai niente e cerco di comprare in maniera limitata soprattutto latticini e cose che andrei a buttare. Ad esempio, oggi mi è successo e io, cioè, esco pazza per queste cose. Ho aperto un pacco di gnocchi presi da Eurospin con scadenza 25 novembre. Li ho aperti oggi e avevano la muffettina. È la terza o la quarta volta che mi succede con un prodotto di Eurospin. Forse 2 volte con la mozzarella, un'altra volta con un altro tipo di gnocchetti, un'altra volta mi è successo con le sottilette. È una cosa proprio che mi manda in bestia. Ma intanto, ecco, sui latticini non si può fare a meno. Certo, se sono scaduti un pacco di biscotti, no, cioè non scaduti da supermercato, a casa un pacco di biscotti o un pacco di crackers o delle briuscine, così mangiano lo stesso tranquillamente.
Comunque, quindi questo appunto per quanto riguarda lo spreco alimentare. Dovevo dire qualcos'altro, ma mi sono dimenticata, quindi passiamo subito alla box. Allora, la box in questione è costata 4,99 euro, quindi il valore deve essere di 15 euro. Adesso io non vi so dire i prezzi perché non so esattamente i prezzi di frutta e verdura, ma ad occhio mi sembra che superiamo abbondantemente. Ma ditemelo voi. Allora, cominciamo subito, vabbè, da questa della verdura. Ah, oltretutto la mia idea era di fare il video, cioè di farvi questo video e poi di aggiungere anche un pezzettino dove magari insieme facevamo la ricetta che facevo con queste cosine qua. Ma non lo so, se lo vedete dopo vuol dire che l'ho fatto, se no no, perché così a occhio non ho ancora idee. Allora, cominciamo subito. Quindi nella box c'è intanto un mazzo di carote, che poi devo dire sì, non sono bellissime da vendere, nel senso che se magari le vedi, se sono rimaste queste te le compri, però magari sono quelle che scarti quando le vai a scegliere. E sono queste, vediamo quante sono. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sono 14 carote. Allora, io purtroppo come bilancia dov'è? Ho solo una bilancina piccola, quindi non riesco a pesare cose così importanti. Se no, dovrei prendere la scodella, la ciotola. Ok, lo faccio, però voi mi promettete che mi dite i prezzi, quanto secondo voi avrei dovuto pagare queste cose. Ok, ho preso la bilancina con la sua ciotola, questa l'avevo presa da Eurospin, io la uso senza sua ciotola, questa la uso tipo insalatiera, però in questo caso mi viene comoda. Allora, vediamo quanto sono queste carote, che abbiamo detto 14, di peso. Sono 536, quindi mezzo chilo, diciamo così, mezzo chilo di carote. E sono queste, con tutta la parte verde che mi piace tanto, proprio simpaticissima. Poi, quindi ditemi voi quanto dovrei pagare. Poi c'erano due radicchi, 420 grammi di radicchi. Allora, io non amo tantissimo il radicchio, invece mamma, ad esempio, lo compra spesso perché lo mette nell'insalata, a lei piace. Quindi sicuramente un radicchio lo darò a mamma. È uno lungo e uno a pallina. Non so se c'è differenza. Comunque faccio scegliere a mamma quello che preferisce da mangiare così. E con l'altro, ecco, ad esempio, questa è una ricetta. Ci farò almeno una volta ci ho fatto il risotto, radicchio e speck. Una volta radicchio e pancetta. E un'altra volta l'ho fatto in un altro modo che non mi ricordo come. Quindi, comunque, può essere che poi magari anche solo vi faccio vedere un'immagine, ecco, non che cuciniamo insieme perché non sono brava nella logistica di fare queste cose, video ricette. Comunque, una ricetta, cioè, comunque lo consumerò sicuramente come primo. Poi c'era dentro una confezione di rucola, e qui la rucola chiama Bresaola. Allora, sono della Naturizia, coltivata in Italia. Quanto sono? Sono 100 grammi da consumare entro il 14, che era ieri praticamente, quindi l'hanno messa, però si vede che ancora è buona, decisamente è un bel verde. Però non ho bresaola dentro. Fatevi pensare se farci magari un pesto di rucola. Oppure se no il crudo, oppure una volta ci ho fatto la frittata, un'altra volta ci ho fatto i pancake, vabbè, qualcosa la troviamo. Comunque 100 grammi di rucola, poi c'era dentro un cavolfiore. L'altra volta col cavolfiore ci ho fatto la focaccia di cavolfiore, però mi sono salvata un'altra ricetta, che adesso non mi ricordo qual è, devo andare a cercarla. Comunque un'altra ricetta da fare col cavolfiore, forse gli gnocchi di cavolfiore, sì. Allora, il cavolfiore è 1,381 kg, quindi cioè, già questo assolutamente, penso che già qui siamo arrivati al valore della box, nel senso che ho acquistato 4,99 euro. Quindi quello era il cavolfiore. Poi ci sono le melanzane, che sono una, due, tre, quattro e cinque. Devo dire che non sono nemmeno malissimo. Nemmeno malissimo. Allora, 5 melanzane dal peso di 1,6 kg di melanzane, quindi cioè, anche qui ottimo.
Le melanzane l'ultima volta le ho fatte un po' a vapore, un po' le ho fatte con l'uovo strapazzato, quindi una sorta di frittata. Ci farò la parmigiana, ci farò la pasta, non lo so, non lo so, quindi vediamo. Allora, questo per quanto riguarda la verdura, quindi di verdura c'era un cavolfiore, 5 melanzane, 14 carote e 2 radicchi. Quindi assolutamente io penso che porzionando oltretutto per tutta la settimana, anche più ora non so se magari riesco a congelare qualcosa, non so esattamente cosa farò. È la rucola, però dovrei essere a posto. Per quanto riguarda invece la frutta, c'è qualcosa di interessante perché c'è un frutto che non conosco. Adesso lo andiamo a vedere. Allora, intanto andiamo a prendere questa. Allora, c'è dell'uva rossa. Io non sono bravissima a fare questi video perché non conosco nemmeno la qualità delle cose. Comunque ci sono diversi pezzettini di uva e adesso l'andiamo a pesare. Aspettate che qui ci sono altri pezzetti nella cassettina. No, vabbè, c'è qualche chicco sfuso. Sono 893 grammi di uva, quindi c'è quasi un chilo, assolutamente. No, questa mi ispira troppo, comunque questa sicuramente ci farà un bene. Oh no, non lo so, aspettate. Poi ci sono dei kiwi. Io amo i kiwi e questi sono maturissimi, questi sono da fare subito e sono 1, 2, 3, 4 e 5. C'è altro? No, vabbè, c'era ancora un po' d'uva, vabbè. 5 kiwi e sono 659 grammi. Quindi io voglio che qualcuno di voi si prenda la briga di dirmi più o meno, tipo le carote, tot, le melanzane, tot, comunque mi dicano più o meno come arriviamo. Poi, cos'altro c'è? Allora, una vaschettina di kaki. Allora, io non amo i kaki. A mamma e papà piacciono tanto, papà li mangia, quindi sicuramente li darò a papà, ma non tutti perché voglio provare a fare un dolce. Ho visto la ricetta di un dolce, ma qui sono almeno 2 kg di kaki. Forse quelli di sotto non sono buonissimi. Comunque, vediamo subito. Questa pesa tantissimo. Voglio provare a fare un dolce che magari mi cambia un po' il sapore. Vediamo. 1,588 kg con tutta la vaschetta, quindi comunque 1,5 kg di kaki, sono veramente tantissimi e pesantissimi che li rimetto qua. Poi ci sono 3 perenasci. Allora, io queste non le conoscevo, però le ho trovate in un'altra box e sono andata a cercarle. Allora, se vedete, sembrano delle mele come forma, però sono più piccoline, ma la buccia di consistenza è come una pera, il colore è proprio come quello delle pere. Sono 3. E praticamente queste mangiate sanno proprio di pera, la consistenza è quella della pera, però una pera alcolica, quindi messa un po' tipo nell'alcol, comunque buonissime. Sono 3,335 grammi, ma di queste ne ho ancora in frigo. E poi infine c'è questo che io non ho capito che cos'è, perché potrebbe sembrare un cedro, però è liscio. Quindi non lo so che cos'è. Ora, ma prendo, appena mi libero il telefono, lo prendo e faccio la foto e da Google lo cerco perché ce ne sono quattro. Non so se questa parte sopra è tipo muffettina o è tipo il pelo del kiwi. Non lo so, andiamo a vedere. Intanto pesiamoli. Non lo so, sono messi nella frutta comunque, quindi è un frutto. È un frutto, sono 4. Boh. È duro, forse è tipo una qualità di limone. Sono 1,1 kg, sono 1,1 kg queste quattro cose. Che non capisco se appunto è muffetta, ma no, perché sono tutti così. Non lo so. Non lo so. Adesso lo cerco e vi faccio sapere. Comunque,
Queste sono state, questa è tutta la frutta e verdura che ho preso dalle box, da questa box di Too Good To Go, quindi tutto questo pagato 4,99 €. Premetto che questo video è stato un video non a grande richiesta, però mi è stato richiesto tempo fa e quindi appunto spero di avervi accontentato. Un'altra cosa che mi fa piacere è seguitemi su Instagram, sono Dani Arlo su Instagram, perché praticamente... E alcune di voi appunto mi hanno cominciato a seguire su Instagram più che altro per le colazioni, perché io pubblico spesso queste colazioni che faccio, magari di porridge, tortini, queste cosine qua, e quindi mi è capitato che appunto mi seguissero e poi magari che mi hanno scritto, magari che volessero la ricetta o magari della spesa o magari solo per salutarmi, quindi c'è un contatto un po' più diretto, anche perché vedo che in effetti sotto i miei video i commenti scarseggiano, però mi fa piacere comunque se poi ci sentiamo a parte su Instagram, appunto. Quindi niente ragazzi, questo è stato questo video novità, diciamo così, perché è il primo che faccio di questa serie. Fatemi sapere se vi può interessare, anche eventualmente con altre box, perché ce n'è un'altra che prendo ogni tanto di un panificio, ma che fa, cioè, una super box, va oltre, ma oltre proprio 4,99 €. E quindi appunto fatemi sapere che eventualmente vi faccio vedere anche quella quando la prenderò, perché cerco però di mangiare il più salutare possibile, perché ho ripreso quei 2-3 chiletti che in genere si prendono nel mantenimento, ma li voglio perdere di nuovo. Comunque niente ragazzi, quindi questa è stata tutta la box di Too Good To Go, frutta e verdura. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, se l'avete prese, fatemi sapere se mi consigliate qualche ricetta, se avete fatto più o meno il conteggio della spesa, comunque fatemi sapere e io vi aggiornerò su questo frutto misterioso. Anzi, fatemi sapere pure se sapete che cos'è. Un bacio, ciao! Ho scoperto che cos'è, è la melacotogna. Che poi ho pure mangiato diverse volte la marmellata di melacotogna, l'ho mangiata disidratata, ma ero convinta che fosse tipo sull'arancio. Comunque è melacotogna, quindi poi la apro e vi faccio sapere com'è. Vabbè, sicuramente l'avete già mangiata, sono io che sono un po' così. Ciao!